Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Games! Se non sapete cosa sono i video Penny Games, sono dei video dove vi parlo e vi faccio vedere e unboxo dei giochi che mi sono piaciuti o che mi ha regalato il papà o la mamma o i miei genitori o la mia famiglia, cose del genere. E oggi vi dico già che avremo una cosa incredibile! Volete sapere cos'è? Cos'è? Mario Kart Home Circuit. No, Mario Kart Live Home Circuit. Oh, ma è incredibile, ma cos'è? Allora, se voi avete mai avuto una Nintendo, anche quando eravate piccoli, perché esiste un po' più bruttina, però... Una bruttina, bellissima quando io ero piccolo, sì, stai scherzando? La Super Nintendo? Sì, però un po' meno tecnologica. All'epoca era tecnologica, rispetto ad oggi. Vabbè, comunque una Nintendo diversa, un po' pelino diversa da adesso. Quindi anche i vostri genitori o anche voi non potete non aver mai giocato a Mario Kart. È vero. E se non ci avete giocato, dovete subito giocarci. Perché? Subito, perché è straordinario. O meglio, cioè... Ma cos'è? Allora, è un gioco dove sei tipo in un kart. Sì, Mario Kart, è vero. Go-kart. E devi fare delle sfide con la Nintendo, perché esatto, i personaggi che fa la Nintendo... Semplice. Vabbè, sì, devi fare delle gare di go-kart. Un videogioco, è giusto. E la Nintendo cosa ha pensato di fare? La stessa identica cosa, soltanto dal vivo! O meglio, con la macchinina vera. Ma come? Nel senso che tu... Prima di tutto vi serve la Nintendo. Ma incredibile, ma come? Spiegaci! Allora, voi scaricherete il gioco. Ma aspetta, prima di scaricare il gioco, unboxiamolo, vediamo cosa c'è. Hai ragione, poi vi spiego tutto. Va bene. Perché sono eccitata. Va bene, guardiamo allora, aspetta che arrivo. Allora ragazzi, unboxiamola. La prima cosa che vi dico è che in realtà qua dentro non ci sono miliardi di cose. Sono poche cose. Va bene, vediamo. Però fondamentale, cioè, per giocare. Allora, vediamo queste cose. Aspetta che dobbiamo unboxare, come sempre io. Ecco, è la cosa più facile del mondo, io non ci riuscivo. Wow, aspettate, l'ho aperta di lato. Allora, qua abbiamo, prima di tutto, aspettate, la macchinina, però adesso apro. Oh, è il go-kart. Sì, il go-kart con Luigi. Ma che bello! Perché allora ragazzi, prima di tutto scusate perché lo faccio vedere perché... Guarda questo Luigi! Faccio tipo come fanno a volte, tipo che li fanno girare. Vabbè, comunque allora, io avrei voluto il tipo timido arancione. Però di scelta ci sono soltanto o Mario o Luigi. Io ho scelto Luigi perché è verde, il mio colore preferito è il verde. Vabbè. Ah, non perché ti è più simpatico Luigi? Anche perché a me è più simpatico. A me è più simpatico Mario. Sì, anche a me è più simpatico Mario, però mi piaceva il verde. Va bene, va bene. Se uscirà il tipo timido, compreremo il tipo timido. Arancione. Forse. Forse. Beh, non è che possiamo comprarti mille... Sì, però... Va bene. Comunque... Poi come abbiamo in questa scatola? Poi allora abbiamo il cavetto per caricare Luigi. Il kart che va caricato, giusto? E poi qua abbiamo i... Cosa abbiamo? I segnali. O meglio, i segnali. I segnali. I cartelli, diciamo. I cartelli. Le porte. Vediamo, le porte. Questi cosa sono? Questi sono tipo i cartelli. Ah, dei cartelli segnaletici. Sì, che ti dicono tipo vai di qua, vai su. Ok. Vabbè, comunque. Quanti ne abbiamo? Allora, di questi qua sì, due. Okay. C'è questo, la porta 4, la porta 3, la porta 2, la porta 1. Abbiamo messo 4 porte. Al contrario. Ok, vabbè, e cosa servono? O meglio, aprine uno, fa vedere. Apro la 2. A caso, vabbè. Allora, proviamo ad aprirla. Wow! Oh, è incredibile! Tipo le porte dove dovrà passare il nostro... E dove le mettiamo queste porte? E le metteremo in giro per casa per fare il percorso, per creare il nostro percorso. Questo home circuit! Infatti, guardate, alla fine come sono belle! E poi però sopra quando le metterete dovrete metterci qua sopra i piedi delle cose per farle più stabili, per farle stare più stabili. Poi magari passa sotto Luigi che fa l'aria e... Ah, giusto, quindi ci va messo qualcosa, poi lo ce lo mettiamo, va bene? Vabbè, lasciamo qui. E poi basta. Basta. E quindi che succede? Ma come è possibile che si crei un percorso? Un percorso per il videogioco. Perché allora prima di tutto dovrete pilotare questo. Quindi c'è un gioco da comprare, è un altro? No, non da comprare. Ah. Si scarica. Ah, ok. Si scarica. Sapete come delle... Sì. E in più. Cosa? Qua c'è una telecamera. A vedere? L'avevo vista prima. Sì, e praticamente voi quando piloterete con la vostra Nintendo Switch, sì, praticamente vedrete quello che vede questa telecamera. Ah. Quindi vedrete un Luigi un po' animato, non sarà lui. Ah, tipo realtà aumentata. Sì, tipo realtà aumentata. E tu tipo, voi lo guiderete come se fosse Mario Kart. Sì. E poi questo andrà nella vita reale. Beh. Però qual è la, qual è la cosa un po' che io sbaglio sempre? Cosa? Credo di sbagliare perché cioè, allora praticamente in Mario Kart normale quando sbatti contro qualcosa, vabbè, comunque fa lo stesso e continui ad andare, vabbè. Invece qua se ti blocchi poi o vuoi rompere qualcosa. Bisogna stare attenti, è vero, perché costruiamo un bel percorso. Ma prima, allora, se è tutto qua, giochiamo. Sì, costruiamo il percorso. Va bene, costruiamolo. Allora, ragazzi, siete curiosi di sapere quale percorso e come ho creato il mio percorso? Sì. E allora venite a vederlo. Oh. Vi porto alla porta 1. Porta 1? Dove sei? Dove vai? Oh. Quindi la nostra macchinina la piazzeremo lì davanti. Questa è la partenza? Sì, è la partenza. È la porta 1. Che poi sarà anche la fine. Esatto. Perché, vabbè, poi vi spiegherò. Comunque, facci vedere. Il nostro Mario passerà di qua con questa murata. Ma cosa hai messo i lati? Ah, guardate, ho messo una scatola di un briquet che devo ancora fare e degli story cubes. Per tenerla bella salda. Sì. E allora qua ho fatto tutta una murata di peluche così che non esca nel percorso. Guarda, così la nostra macchina di Mario è un percorso. Ma questo? Mario Kart dal vivo, Luigi. Seguiamo questo percorso. Poi qua c'è la porta numero 2. Eccola. Questi? E questi sono i briquetti che fanno tipo da muro. Questo è il rettilineo dei briquetti. Sì, è fatto tipo da muro, poi vedrete perché. Sembrano tipo degli spettatori. Comunque guardate, è molto bello perché su 2, 3, 4 sono sempre disegnati. Sono molto carini, vabbè comunque. Poi qua c'è la freccia che ci indica di andare qua perché può succedere che magari io mi sbaglio e vado verso la porta 4. Oh no! Verso la porta 3. Quindi bisogna fare qua? Sì, bisogna fare tutto il giro del tavolo. Puff! Come ci sono... Sì. E qua ci sono tipo tutti dei peluche che guardano. Sì. E arriviamo. La porta 3 è sempre saldata. Oh, la porta numero 3. Nell'angolo Lego Friends. Famosissimo, non è famoso. Vabbè, famosissimo. L'angolo Lego Friends. Wow. Poi trapassiamo la porta 3, c'è la freccia. La freccia di là non sbagliarsi. Io magari faccio boom e ritorno all'1 subito. Vado qua. E qua abbiamo la porta numero 4. Sempre con dei giochi e dei gessetti. Per poi riandare nella parte più difficile, perché ci sono le sedie e il gioco è stretto. Passerete, andrete di nuovo sotto e ripasserete per la porta 1. Beh, ma è un percorso incredibile. Però rendetevi conto che voi, cioè, non dovete farlo uguale, identico al mio. Beh, certo. Potete avere, infatti, tutto quello che volete, anche dipende un po' dallo spazio che avete. Io questo spazio l'ho usato un po' al meglio. Voi potete averlo più piccolo, più grosso. Che la cosa più importante qual è? La fantasia! O l'immaginazione, vabbè, sono la stessa cosa. Ma ragazzi, siete curiosi adesso di far gareggiare Luigi? Ma come funziona? Cioè, come fa il gioco a riconoscere... Che? Il percorso, cioè, spiegaci. Perché, allora, grazie ai numeri delle porte, sì, lui riesce a localizzare, diciamo, questa porta. Verrà fuori la foto con la videocamera, sì, giusto? Sì, con la videocamera sulla Nintendo, dove sta la famiglia, vi verrà fuori un numero grosso, in questo caso il 2 qua sopra, e vorrà dire che è giusto. Quindi ricordatevi, mai se Luigi deve passare di qua, metterlo al contrario, quindi con questo. Giusto. Ma prima bisogna costruirlo nel gioco, no? Sì, perché nel gioco all'inizio vi metterà tipo della melma sotto le ruote una persona. Beh, cosa ne dici se lo guardiamo? Ok, allora arrivo. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere il gioco un po' per... Vabbè, capire meglio. Sì, capire meglio. Ok. Allora, Guardate, il gioco è Mario Kart Live Home Circuit. Certo. Vabbè, guardate questo qui. Allora, voi mi piace farlo con Penny, dai, sì. Devo con Penny. Ovviamente un po' caricherà come in tutti i giochi. Lo dice? Devo usare solo al chiuso. Ehi! Premiamo LR. Guarda qua! Premi il pulsante di accensione del tuo kart, tu hai già sincronizzato, in precedenza si connetterà automaticamente. Vai! Andiamo! Sincronizziamolo! Allora, non si vede tantissimo perché è dello stesso colore del kart, ma è questo qui. Ok. Poi schiacciamolo, lo teniamo qui. Guardate, si sta accendendo perché si... Però mettiamolo qua, vicino. Ecco, pronto! L'ha localizzato. Ah, devo scegliere come vestire il mio Mario, così... Ah, lo puoi personalizzare. Sì, come lo faccio? Come vuoi? Normale, dai. Va bene. Allora, per questo giro. Ok, un giocatore perché sono da sola. Poi magari se avete più set. Oh. Quindi adesso mi farà tipo entrare. Guardate, adesso si vedrà quello che vedi la telecamera, o meglio. Guarda. Che bello. Ciao. Ok, adesso però dobbiamo andare. Ciao. Adesso però andiamo a mettere. Dobbiamo creare il percorso. Sì, allora. Andiamo sotto. Andiamo tipo qua, ecco. Così lui vede. Crea una corsa. Crea la corsa. Andiamo a sederci. Gran premio ho messo. 50 cc. Vabbè. Ma è proprio come il gioco, vero e proprio. Ti fa scegliere tipo... Allora venite. Scegliamo un posto che sia fuori dal percorso. No, questo non è fuori dal percorso perché poi Mario passerà di qua. Però comunque siamo sul divano. E allora, scegliamone... Scegliamo... Vabbè, questo a caso fa lo stesso. Crea percorso al lavoro, vabbè, l'abbiamo già fatto. Creazione percorso. Quindi? Ah, quindi adesso devi fare il percorso piano piano? Sì, devo essere bravo perché sennò poi magari me lo fa. Adesso dovrò fare comunque il percorso e quindi me lo segnerà, diciamo. Andiamo? Vai! Guardate, dovete schiacciare A per farlo andare come... Vabbè. Guardate, qua c'è la porta A, c'è questo simbolo come vi ho detto prima. E adesso passerà qua da noi. Guardate, c'è la freccia che abbiamo messo. Ciao! Qua senza sbattere perché c'è molto... Ma è incredibile! Fico. Guardate, lì c'è sempre la nostra freccia. 4. Poi qua c'è la parte più difficile delle sedie, come vi ho detto. Fatta. Fatto! E quindi? E quindi adesso mi farà fare il mio percorso. Mi farà fare. Diciamo che è ufficialmente un percorso del gioco. Sì, è il mio percorso. Allora aspettate che devo mettermi perfetta. È un po' difficile. Ok, aspetta un attimo. Vabbè. Però va bene. Allora ragazzi, adesso sono pronta per la mia prima corsa. Guardate, dai, arrivano tutti. Allora. Non sta ancora. No. Guardate, sai com'è sempre il semaforo. Cioè, come nel... Ma ci sono proprio gli altri, come nel gioco. Guardate, ci siamo noi là. Le monetine. Le monetine. Ho presi tutte. Senta. No, mi stanno... No, ti ho preso col guscio rosso. Eccola che arriva. Attenzione ai nostri piedi. Eccola. Andiamo. Ora c'è la parte più difficile delle sedie. No, è mia. Sei terza. Dai, va bene. Tenta quelle sedie. Sì, ce l'ho fatta. Bravissima, dai che mi sorpassi. No! No, è peluche! Sono indietro! Non sono capace, ecco. Dai! Dove vai? Ecco, dovevo fare... Devi girare a te, devi girare la manopola. Scusa, perché io ho sempre fatto così. Hai visto che è tutto illuminato? No? Sì, perché l'abbiamo messo. Guardate, ho fatto, sapete, il calamarino, guardate, tutti sono neri, così non possono vedere peggio. Anche mi sono passato prima! Davvero? No, l'hanno mandato a me. Tenta! Aiuto! Ho mandato a tutti. Chi sarà stato? Lenny! No, no, no. Di pochissimo! Sì, ancora le sedie. Prima? Di prima, ultimo giro! Oh no, ho sorpassato per lui. Dietro. Non divano! No, sto divano! Terza, dai. Devo concentrarmi. Dai! E dai, non è mica colpa mia. Sì, però quarta. Dai, cioè, dai, 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 dai. Sono appena passato. No, non voglio essere quarta. Dai, 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 che mi recuperi quelli due lì. Uno lo sto passando. Dai, dai, l'ultima curva. No! Aspetta, forse riesco a essere quarta ancora. Sì, però ho fatto un po'. un po' ingannato, sono passato in mezzo alle sedi. Ma grandissimo, la scorciatoia! Vabbè, almeno sono arrivata. Sì, è vero! Almeno sono arrivata quarta. Non wow, ma incredibile! Wendy è arrivata ultima! Però io quarta, vabbè. Ma lo stesso, comunque sono stata abbastanza brava, è la mia prima, vero? È vero. Cioè, è insomma. Vero. Comunque adesso mi continuerò a allenare per diventare sempre più forte. E non sbattere contro le cose. Eccoci qua. Sì, eccoci qua ragazzi. Questo è bellissimo, non vi ho fatto vedere tutto perché poi comunque, cioè, è troppo bello, quindi ci sarebbero troppe cose da farvi vedere. In più ci sono tantissime altre possibilità. Potete mettere quello lì là, quello lì là, quello lì, cioè, è proprio bellissimo. Percorsi incredibili. Sì, dei percorsi proprio incredibilissimi. Ma poi nel gioco cambiano gli scenari. Sì, perché se tipo tu metti come nel Mario normale. Sì, normale, tipo modalità mare, per esempio, tipo nel mare. Gran premio sole, sì, gran premio mare, cambia la grafica. Sì, la grafica, per esempio, nel mare andrà in bellissimo più piano perché sei nell'acqua. E poi ti sarà tutto un po'. Vedrai tutto così perché sei nell'acqua. Ma hai visto che quando prendi il funghetto? Sì, ti fa, quando prendi il funghetto ti fa davvero andare un po' più forte. Si nota, tu l'hai visto, io non ho visto perché stavo un po' vedendo. Però praticamente sì, subito vanno tipo così di solito, per esempio. Invece col fungo vanno tipo così. È bellissimo, cioè, quindi proprio lo adoro. Proprio va bene, è strabello. Poi puoi anche, ho visto che puoi cambiare i look. Per ogni sfida che fai guadagni delle monete, un po' quelle che guadagni facendo il percorso, quindi prendendole, un po' anche se sei stato abbastanza bravo, fai tutto un po' schifo. Puoi personalizzare proprio come nel gioco. Sì, proprio come nel gioco, anche se nel gioco, vabbè, nel gioco puoi avere sempre, però qua invece devi vincere più gare per avere più pezzi di carte, più vestiti, diciamo. Oh, va bene, niente, allora noi continuiamo a giocare. Sì, così sarò sempre più brava, adesso sono arrivata qua. Penultima. Vabbè, vabbè, dai. 50, pensi 150. Nella casa tipo rompi qualcosa. Ti immagini tipo io sto giocando da solo, un giorno mi su Penny, perché lì ci sono dei pezzi di vetro. Niente proprio no, non si, bisogna stare attenti. No, dai, sì, bisogna va bene attenti. Allora salutiamo tutti. Ciao, un saluto da Penny e quindi un saluto da me, da Penny, un saluto da Luigi.